Allora, praticamente penso, io non ho seguito tutto la relazione fatta dal collega e comunque io ho cercato in questo slide di evidenziare quali sono le caratteristiche dei metodi di logica e integrata e ovviamente non ho intenzione di parlare da solo, ma voglio che voi diciamo, facciate delle domande così diventa più che un monologo, un dialogo, un reciproco arricchimento di questo seminario. Ovviamente la gestione delle risorse ambientali. Quali sono le risorse ambientali? Il territorio e le sue risorse. Il territorio è costituito dall'ambiente naturale, da quello artificiale modificato dall'uomo e dalle relazioni e condizioni di vita che in esse si sono affermate e consolidate nel tempo. Certamente l'uomo ha sempre tentato di modificare l'ambiente, per cui cercando di sfruttare l'uso delle sue risorse, come il consumo del suolo per la costruzione di case e per gli insediamenti industriali, i prelievi di acqua per usi potabili, industriali e agricoli, con l'abbattimento dei boschi e le costruzioni di strade. Chiaramente, l'attività dell'uomo è chiaro che è stata quella di trovare dalla terra di consumare e quindi di avere maggiori risorse cercando di sfruttare il terreno. Quali sono queste risorse? Sono quelle naturali che sono connesse a acqua, suolo, mare e fiumi e florofaunistiche. Quindi vado un po' veloce su questa dinamica perché diciamo per affrontare il discorso delle risorse, quindi ho fatto questa introduzione per poter poi meglio inquadrare quali sono diciamo, gli interventi che oggi necessitano. Le altre sono quelle storico-culturali, per cui prodotte dall'uomo, centri storici, servizi residenziali, eccetera. Quindi è chiaro che negli ultimi tempi la società moderna ha modificato il rapporto tra l'uomo e la natura, quindi è oggi profondamente squilibrato a danno della seconda. Quindi tutti questi anni la pianificazione urbanistica e territoriale si è limitata a porre dei vincoli allo sfruttamento selvaggio e delle risorse del territorio, non si è però preoccupata degli effetti dannosi che lo sviluppo di certi tipi di insediamenti avrebbe indirettamente provocato. L'esplosione di questa questione ecologica conseguente alla crisi ambientale ed energetica ha riproposto in termini nuovi ed alternativi il tema della tutela e protezione dell'ambiente. La società moderna, quindi, ha profondamente modificato il rapporto di scambio tra uomo e natura, quindi risulta quindi, squilibrato. Quindi la cultura fondata su un concetto di vincolo e si è passati da una visione che pone come tema centrale quello dell'uso delle risorse. Quindi la risorsa dovrebbe essere un bene economico e non più soltanto fisico. Il territorio non è un bene di consumo, quindi l'uso del territorio, delle risorse, va loro quindi pianificato adeguatamente, distinguendo quelle limitate e non riproducibili dalle altre, in ogni caso prevedendo un uso sociale e non privatistico. Poi ci sono le risorse florofaunistiche e la loro distruzione. Quindi si pone la questione ambientale e la coscienza ecologica.
Quindi possiamo distinguere in questo, con questo, questa questione ambientale ed ecologica in tre fasi, che è rapportata alla politica territoriale. Dagli anni 50 fino agli anni 70 si tratta di un periodo caratterizzato dall'espansione urbana e territoriale incontrollata e dalla grande immigrazione. Da un punto di vista ambientale, questo periodo vede la diffusione dell'industria, dell'agricoltura meccanizzata, l'espansione dell'edilizia. Tuttavia, con lo sviluppo e la meccanizzazione dell'agricoltura e la diffusione degli insediamenti industriali, sorgono i primi problemi connessi alla compromissione dei corsi d'acqua ridotti a fognature, aggressione edilizia del territorio, sviluppo caotico ed incontrollato. Tutto mette in luce un rapporto trascurato tra uomo e natura, tra urbanistica, assetto del territorio e questione ambientale. Poi si è passati dagli anni 70 fino agli anni 80. La questione ambientale diventa quindi un tema centrale dello sviluppo, risanamento conservativo, salvaguardia dei luoghi naturali e paesaggistici, recupero del patrimonio edilizio. Queste tre funzioni, queste tre caratteristiche. Dopo il 1980 comincia ad affermare la coscienza del più stretto rapporto tra uomo e natura. La consapevolezza che le risorse non sono inesauribili, il processo di rallentamento demografico e la contrazione dello sviluppo dei grandi insediamenti industriali pongono il problema di una revisione delle strategie perseguite per la città e il territorio. Quindi si afferma la coscienza che i problemi della città e del territorio non possono essere risolti separatamente da quelli dell'ambiente. La questione ecologica non può più essere relegata a semplice questione ideologica. Che in quel periodo ci furono molte manifestazioni di studenti universitari che facevano emergere il problema dell'ambiente, dell'ecologia. E quindi diciamo che era relegato un po' perché era una questione ideologica legata all'area di sinistra. Invece era un'esigenza oggettiva che doveva essere affrontata. Ma se il cambiamento di paradigma in campo scientifico e culturale comincia a manifestarsi nei primi anni 80, per un equivalente salto di livello in campo sociopolitico, ancora lo è lo più a livello solo teorico. Dobbiamo invece aspettare, per affrontare seriamente il problema ecologico, gli anni 90. È solo con la conferenza dell'ONU di Rio de Janeiro nel 92 che approva un documento Agenda 21, piano di azione ambientale per il XXI secolo, con il quinto programma di azione ambientale dell'Unione Europea, che si afferma il concetto dello sviluppo sostenibile e la necessità di perseguirlo attraverso l'integrazione di tutte le politiche economiche, sociali, ambientali e formative. Voglio sottolineare che sembra che la politica non abbia un'influenza nella decisione degli stati, ma queste conferenze che sembrano distanti all'uomo comune invece sono fondamentali perché gli stati membri che vi aderiscono le inseriscono nelle leggi e poi pian piano li portano nelle istituzioni, sia centrali, poi locali e periferiche. È chiaro che in periferia arriva un po' meno rispetto alla parte centrale. Quindi la relazione della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo del 1987, noto come relazione Brundtland, il quinto programma politico ed azione della Comunità Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile 1993, il documento Agenda 21 di Rio de Janeiro concorrono nell'affermare che le attività umane devono attenersi ad un modello di sviluppo che sostenga il loro progresso nell'intero pianeta, anche per un futuro lontano. Quindi principi alla base del processo dell'Agenda 21 è la sostenibilità, con questi aspetti, principi decisionali democratici, principi di gestione ambientale, quindi democrazia, sussidiarietà, eccetera, eccetera. Quindi
Questi interventi poi hanno avuto modo di essere recepiti e quindi oggi si parla più di ambiente, quindi si parla di ecologia, si parla di sostenibilità. Sostenibile, quindi, il concetto di sostenibilità è stato definito quello sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfarne le proprie. Quindi, lo sviluppo sostenibile deve avere questo concetto. E quindi anche nelle leggi, nelle norme e quindi i controlli che ne seguono devono avere questa caratteristica. Quindi lo sviluppo sostenibile presuppone quindi la conservazione dell'equilibrio generale e dei valori del patrimonio naturale, la ridefinizione dei criteri e strumenti di analisi costi-benefici nel breve, medio e lungo periodo, in modo da rispecchiare le conseguenze e il valore socio-economico reale dei consumi, della conservazione del patrimonio naturale ed una distribuzione ed un uso più equo delle risorse. Questo oggi lo vediamo anche con queste conferenze che stiamo facendo adesso, perché oggi, questa conferenza, per esempio, di oggi, o queste attività questa organizzazione diciamo, ha come conseguenza le norme che sono state inserite negli anni passati. Quindi, pian piano si cominciano a mettere in evidenza, a concretizzarsi in maniera concreta e più diffusa l'attenzione alla natura. Quindi la sostenibilità di una comunità, da una città ad una nazione fino all'intero pianeta, è quindi definibile in funzione di un insieme di criteri non solamente ambientali, ma anche economici, sociali, istituzionali. Quindi vale anche per un piccolo ambiente che potrebbe essere quello anche di una scuola. Quindi, pur considerando la pluralità di approcci e opzioni politici e tecnici che caratterizzano i tentativi di formalizzare il concetto, si può convenire che la sostenibilità è comunque incompatibile non solo con il degrado delle risorse naturali, ma anche con la povertà e il declino economico e la violazione della dignità delle libertà umane. Quindi diciamo che le risorse ambientali devono tener conto della sostenibilità e della realtà del territorio e quindi praticamente avere l'attenzione dovuta a tutti i fattori del territorio che non sono solo quelli strettamente legati alla terra, ma anche le persone, la città, i rapporti, eccetera. Non so se volete fare qualche domanda o possiamo andare avanti. Sono pesante, no? Allora, ora passiamo all'agricoltura biologica, ai metodi di agricoltura biologica che ovviamente il collega precedente ha esplicitato in maniera, diciamo, di controllo del sistema dell'agricoltura biologica. Praticamente l'agricoltura biologica in Puglia è sostenuta in maniera diciamo abbastanza interessante dalla Regione Puglia, che ovviamente è il pubblico che ha promosso questa attività, perché contrariamente a quanto noi possiamo pensare, la coscienza dell'attività e del metodo di agricoltura biologica si scontra con la realtà economica, è indubbio. E quindi la Regione ha fatto questa, diciamo, ha investito in questi, diciamo, attività, in questa, diciamo, ha messo a disposizione molte somme derivanti ovviamente dalla comunità europea per poter, diciamo, diffondere, per poter consentire alle aziende di sviluppare questa attività. Quindi io ho preso come punto di riferimento le linee guida indicate dalla Regione Puglia e
i quali potete consultarli sul sito della regione. Ho fatto una sintesi in modo tale che possono essere, diciamo, ampiamente consultate. Contengono quindi le informazioni più importanti per aree agronomiche, gestione del suolo, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e per la qualità delle produzioni. Contengono anche indicazioni sugli standard di processo, di prodotto, sugli standard delle procedure di autocontrollo, nonché sulla qualità igienico-sanitaria e organolettica delle produzioni. Questa è una mappa dell'agricoltura biologica, dove, diciamo, molto sintetica ovviamente, dove i puntini rossi sono individuate le aziende che si sono registrate in agricoltura biologica. Come vedete, come diceva il collega in precedenza, perché ho sentito l'ultima parte, la Puglia. Ci sono molte aziende che hanno affrontato il metodo dell'agricoltura biologica e sono di varia natura. Vanno dalla seminativi alla vigneti. L'unico comparto, soprattutto per quanto riguarda l'allevamento, non sono molto pochi, perché l'allevamento diciamo, comporta una serie di attenzioni maggiori. L'allevamento in quanto tale, perché latte biologico ce n'è molto poco, c'è qualcuno che lo fa, vero? Però siccome le malattie sono molto aggressive, ci sono molte situazioni particolari, anche perché abbiamo aziende molto piccole rispetto al territorio, perché l'allevamento, diciamo, nelle zone del nostro territorio si sviluppano tra Noci, Putignano, Sant'Ermo e Gioia, e tranne Sant'Ermo e Gioia, che hanno un territorio molto grande, allevamenti un po' inferiori, il rapporto ettaro-animale è un animale, un ettaro, diciamo, che è quello che, diciamo, consente una migliore gestione dell'allevamento. Invece, se andiamo nelle zone più interne, Noci, Pomigliano, lì abbiamo un rapporto tra ettaro e numero di capi, molto più alto. E ovviamente, dove c'è molto affollamento c'è anche più rischio di patologie. E i bovini da latte, che sono la maggior parte, sono praticamente molto soggetti anche per la genetica ad avere, a contrarre malattie. Anche se sono convinto, poi c'è anche un discorso di remunerazione economica, perché il latte biologico purtroppo viene venduto poco più del latte convenzionale. Quindi oggi già io, diciamo, che in particolare ho seguito la mia professione questa attività, cioè il comparto zootecnico, posso dire che oggi tenere su un allevamento convenzionale di bovini da latte è molto difficile, perché contrariamente alle attività agricole ordinarie come viticoltori, cerealicoltori, eccetera, l'allevamento comporta un'attività H24 del produttore, diciamo, dell'allevatore, e ha a che fare con una realtà viva che deve curare giorno per giorno, quindi deve fare le due mungiture, quindi deve fare, e quindi deve seguire anche, perché gli animali sono come le persone, quindi bisogna seguire le malattie, eccetera. Quindi è molto oneroso, diciamo, gestire un allevamento. Invece, contrariamente ad altre colture,
diciamo, meno complicato. Tanto più quando uno deve sviluppare un discorso di latte, cioè di attività di allevamento col metodo biologico, dove sono vietati alcuni interventi ordinari e le malattie sono molto aggressive. Quindi diciamo che diventa complicato avere il latte biologico. Quindi, come vedete, la mappa è abbastanza, cioè il numero di aziende è molto alto e soprattutto di aziende, diciamo, tra seminativi, oliveti, mandorleti e pochi vigneti da tavola e discreti vigneti da vino. Grazie quindi alle acquisite dimensioni strutturali e le sue potenzialità qualitative, il settore biologico quindi, come veniva detto in precedenza, vive oggi una fase di maturità che pone la Puglia tra le più importanti realtà dello scenario nazionale e internazionale, sia in termini di numero di operatori che di superficie coltivata. Il lavoro che ruota intorno al comparto dell'agricoltura biologica investe un processo tuttora in evoluzione, che mira alla completa quindi stabilizzazione del settore che la Regione Puglia continua a sostenere, come dicevo prima, con interventi mirati. E quello che vi voglio sottolineare è che, per esempio, la misura 204, perché ormai gli interventi finanziari configurano, si stigmatizzano con i numeri. Questa è la misura 214, pagamento agroambientale del piano di sviluppo rurale 2007-2013. Questa scheda è di un produttore cerealicolo che ha 46 ettari di cereale foraggere e 5 ettari e 42 di olivo. Praticamente percepisce una somma di 6.200 euro all'anno. Le retribuzioni ettaro-coltura, che sono in porto unitario interventi in euro, le potete vedere, sono, diciamo, relativamente remunerative, perché magari per chi non fa interventi. Per le colture che non sono, diciamo, meno aggredite dai parassiti, diciamo che non hanno grossi problemi a dover inserire il metodo di agricoltura biologica. Invece, per alcune comparti, per esempio, vite da tavola, 770 euro all'anno per un vite da tavola non è una remunerazione sostenibile, perché basta che, come diceva il collega prima, basta che l'acino arriva deformato, l'uva non la vendi più come uva da tavola, ma la vendi come uva da vino, quindi quasi zero. Per cui ecco perché i patogeni che, diciamo, che le colture diciamo, che sono più vengono sottoposte al metodo di agricoltura sono le drupacee, che sono praticamente le mandorle, il ciliegio, per chi diciamo, si può fare tranquillamente, gli agrumi relativamente, e l'olivo, se ne fa parecchio, e il cereale foraggere. Gli altri comparti sono molto molto limitati, tranne in alcune zone. Quindi coltivare con il metodo di agricoltura biologica significa operare quindi in un agrosistema aziendale territoriale in cui l'operatore deve impostare l'attività di produzione agricola nel rispetto della vocazionalità della pedoclimatica della zona. Quindi, e questo soprattutto per le aziende che intendono, diciamo, sviluppare l'attività di agricoltura biologica in comparti come maggiore attenzione, comparti come vite da tavola, vite da vino e agrumi, perché lì sono diciamo, i patogeni aggrediscono molto di più.
Quindi le linee guida che la regione ha praticamente posto sono per le colture brace grano duro, per le colture ortive il pomodoro, per le colture arboree olivo, vite da tavola e vite da vino. E poi ha diciamo, individuato i mezzi tecnici e concimi emendando interpassitari, manuale applicativo delle norme di agricoltura biologica, zootecnia, le preparazioni alimentari. Diciamo che queste nozioni, queste linee guida sono presenti nel sito della regione e possono essere consultate e quindi anche diciamo, studiate con più attenzione. Passiamo adesso a praticamente al grano duro. Al grano duro che ho fatto, diciamo, ho evidenziato questo approfondimento perché diciamo che nel campo alimentare è quello che grano duro, quindi cereali in generale, è la base della nostra alimentazione. Quindi, e per poter diciamo, avere la certificazione di grano biologico occorre seguire un metodo per cui la coltivazione biologica del grano duro richiede l'uso di sementi biologiche ottenute secondo quanto previsto dal regolamento CE. Quindi c'è bisogno che qualcuno le coltivi e le venda come seme biologico è praticamente sotto il controllo di un ente nazionale che è l'ENSE. Quindi nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole coltivare è registrata nella banca dati, deve praticamente essere tenuta sempre deve essere tenuta in aggiornamento della banca dati delle sementi biologiche. Nessun fornitore è in grado di consegnare le sementi prima della semina, nonostante il cerealicoltore le abbia ordinate in tempo utile. Le varietà che il cerealicoltore vuole ottenere non è registrata nella banca dati e si dimostra che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrata nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione. Cioè, nel caso in cui un produttore voglia praticamente mettere una varietà non registrata, deve chiedere sempre l'autorizzazione, quindi è sempre sotto il controllo dell'ENSE. Poi è chiaro, dopo il secondo anno di produzione, l'azienda può anche utilizzare il seme che lui produce, quindi diventa biologico, quindi il seme che lui produce nell'azienda lo può riutilizzare senza che chieda più nessuna autorizzazione. Perché una volta, diciamo, se il produttore esegue un metodo di agricoltura biologica, soprattutto nel campo del seminativo, praticamente fa depurare il terreno e ovviamente dopo il terzo anno l'ente certificatore, nel caso della Bioagricet come altri, danno la possibilità che le produzioni che loro hanno in quel terreno, che produce da quel terreno, possano essere reimmesse come biologiche, altrimenti deve sempre comunque chiedere l'autorizzazione all'ente nazionale delle sementi per poter produrre quel tipo di semente, tipo le varie varietà del grano che sono il cappelli, come tante varietà, perché ognuno poi ci sono nomi di fantasia. Quindi la scelta delle varietà da coltivare costituisce quindi per il granicoltore un aspetto fondamentale. La scelta non è solo rivolta a realizzare un aumento della resa produttiva, ma anche e soprattutto ottenere una granella che soddisfi l'industria di trasformazione. E quindi praticamente si mettono d'accordo con le aziende di trasformazione per poter avere, soprattutto, che richiede appunto una semola adatta alla produzione della pasta principale destinazione della granella. Quindi la scelta varietale
è in funzione del mercato. Quindi l'attitudine della trasformazione è determinata dal contenuto e dalla composizione proteica del grano, che a sua volta dipende dalla disponibilità di azoto nel terreno durante la coltivazione del cereale e della sua capacità di assimilare e traslocare gli assimilati nella cariosside. Certamente è un terreno che ha facilità di produrre un grano buono, è quello che viene concimato da sostanze organiche, perché la sostanza organica nel terreno, soprattutto il letame, consente al terreno di dare alla pianta tutti gli elementi nutritivi necessari senza andare in stress. Quindi chi fa il cerealicoltore ed è anche come dire, un allevatore, fa la concimazione con il letame, problemi di disponibilità di azoto, disponibilità di microelementi, disponibilità di elementi nutritivi sono molto pochi. E quindi diciamo che anche dal punto di vista delle patologie sono molto più basse. Quindi, inoltre, la scelta varietale deve ricadere quindi su una varietà che abbia una capacità di adattamento e resistenza alle condizioni ambientali e di coltivazione che presentino caratteristiche agronomiche tali da richiedere un fabbisogno di input esterni ridotti o nulli. Se voi, nella storia del grano, ovviamente, se in una zona si consolida quel tipo di varietà, significa che ha trovato un suo equilibrio naturale. E soprattutto se non vengono investiti da altre patologie. In passato voi sapete che ci sono gli OGM. Gli OGM sono quelli che sono elementi di geneticamente modificati per consentire di ridurre l'attacco dei patogeni. E questo nel campo delle sementi, nel campo del grano, nel campo delle varie leguminose, eccetera, è un discorso molto sviluppato. E ovviamente per l'agricoltura biologica questo è vietato comunque, e non è consentito l'uso degli OGM. E ovviamente diciamo che l'OGM non. Per esempio, alcuni prodotti tipo il mais, eccetera, purtroppo ci sono quasi, ormai sono pochi le varietà di mais non OGM, perché per avere maggiore produzione e minore attacchi patogeni, quindi poter consentire a una pianta, a un terreno, di poter produrre circa 700-800 quintali di mais, sono tutti OGM ormai. E quindi è un problema per questi. Le tecniche agronomiche. Quindi, per poter consentire al grano di non essere, diciamo, di non avere problemi poi di successione, perché per esempio la regione dà praticamente contributo per 5 anni. Allora, quella scheda che avete visto prima, ogni volta che esce un bando, un'azienda aderisce al bando e la regione si impegna a dare quel finanziamento per ettaro coltura per 5 anni e impone che nel quinquennio ci sia l'avvicendamento, seguendo questo criterio. Praticamente, è la tecnica colturale, quindi che programma la successione delle colture e quindi da praticare sullo stesso terreno, in funzione degli effetti che ciascuna coltura esplica sulla fertilità del terreno. Per cui, come vedete, il primo anno c'è grano, secondo anno legumi, terzo anno magese. Il magese è non coltura.
Oppure possono, invece del magister della monocoltura, possono mettere invece dei legumi foraggio, che è una miglioratrice del terreno. Questo perché? Perché chiaramente il terreno, molte esperienze hanno messo in risalto come la coltivazione del grano successiva a quella delle leguminose, trifoglio, fava, fiorino, veccia, consegue una produzione più elevata dovuta a una maggiore disponibilità di azoto organico lasciato dalle leguminose. Voi sapete che la leguminosa sulla radice c'è un batterio che utilizza elementi nutritivi del terreno e sviluppa azoto. E quindi diventa azoto organico. Non so se lo sapevate, però lo sto dicendo io. E qui ecco perché che sono in grado di fissare, appunto, utilizza l'azoto atmosferico, che è l'N2, che è azoto, diciamo, non infiammabile, insomma, che non è, nelle proprie radici, trasformandolo in organico. Al contrario, è sconsigliabile praticare la monosuccessione e il ristoppio, cioè la coltivazione di grano successiva a se stessa per più anni o anche di un solo anno rigrano, anche se lo fanno, per gli effetti negativi che si conseguono in termini di riduzione della resa produttiva, sia di impoverimento della fertilità del terreno. Quindi la monosuccessione favorisce attacchi fungini, mal del piede fusariosi. Al contrario, chi usa gli OGM, questi problemi può fare la monosuccessione tranquillamente, perché diciamo che sono stati selezionati per non essere attaccati da questi patogeni. Invece un grano naturale purtroppo ha questa problematica, perché ovviamente il ringrano significa guadagnare di più ogni anno per il grano. E quindi poi c'è anche la competizione degli infestanti, perché poi che succede? Che il grano, essendo, non, essendo diciamo, i semi sono diciamo, fitti, quindi c'è una vegetazione molto fitta, non c'è possibilità di togliere gli infestanti. E quindi praticamente se per il grano convenzionale si fanno i diserbi che sono? Vengono utilizzate delle sostanze selettive dove praticamente vengono irrorati i campi di grano e selezionano l'infestante e fanno morire l'infestante, oppure quantomeno li bloccano l'attività di sviluppo per far crescere il grano. Ovviamente questo significa avere dei residui tossici nel terreno. Mentre il grano è vietato in maniera drammatica l'utilizzo dei pesticidi, quindi dei diserbanti, per il grano biologico. Perché altrimenti ci sono delle zone dove non possono fare il grano biologico perché le infestanti sono molto aggressive. Ovviamente per i terreni, soprattutto quelli più fertili e quelli più sabbiosi, cioè più argillosi, mentre quelli meno argillosi, quelli di medio impasto, tipo questi della zona qui intorno a Bari e anche nella zona, diciamo, fino a Gioia, Altamura, mentre nelle zone più con terreni più profondi diventa più problematico questa attività. Quindi praticamente al fine di poter consentire l'attività di produzione del grano biologico, le varie colture miglioratrici come le leguminose, granelle e foraggere rappresentano quindi un ottimo, praticamente un'ottima opportunità, che vengono anche finanziate perché in precedenza i foraggi non venivano finanziati. Voi avete visto nella scheda che cereali e foraggere, mentre i foraggere non venivano finanziate precedentemente. E i foraggi in generale che vengono dati agli animali non vengono mai trattati perché, diciamo, anche se vengono con le erbe infestanti, quindi problemi non ne hanno, quindi vengono
diciamo, tranquillamente sfalciate, quindi diciamo, utilizzate dagli animali stessi. Ecco perché hanno favorito anche il finanziamento di quest'altra coltura. Quindi, per meglio definire questa coordinazione, le legumi si esplicano con la loro coordinazione sono, quindi, apporti di sostanza organica, miglioramento della struttura del terreno, recupero e utilizzo della fertilità profonda del terreno, dall'apparato radicale, maggior stimolo dell'attività microbica. Inoltre, con l'interramento dei residui contro si favorisce la mobilizzazione degli elementi minerali poco mobili come il fosforo e il potassio. So che questa è una cosa molto più tecnica, però sapete che nel terreno ci sono degli elementi che ci sono ma non vengono utilizzati, e quindi come il fosforo e il potassio che sono fondamentali nella struttura della pianta. E perché l'elemento nutritivo non è che deve esserci nelle condizioni di essere assorbito, perché può anche esserci, perché come il ferro, per esempio. C'è nel terreno in alcuni casi, però come ferro tal quale non viene assorbito, viene assorbito come chelato di ferro, quindi un ferro che è diciamo, un elemento ferroso che è diciamo, aggregato ad altre sostanze che poi la pianta lo possa assorbire. E quindi l'apporto delle leguminose consente al terreno di avere quella giusta quella giusta attività e dimensione anche sia fisica che nutritiva che consente alla pianta che successivamente viene messa perché dell'anno successivo di poter sviluppare al meglio la sua qualità anche organolettica e il grano e, diciamo, diventa realmente nutritivo. Non si sviluppa e quindi si ha una maggiore ritorno economico. Quindi, diciamo, praticamente, le leguminose sono più o meno queste, anche se diciamo, sono meno redditizie, perché tenete presente una cosa, che un ettaro di grano nelle zone un po' più produttive produce nelle condizioni ottimali circa 30-40-50 quintali. Le fave, le lenticchie, le cicerche ed altro siamo a livello di 10-15 quintali per ettaro, con problemi anche di raccolta, perché se non si ha una buona, per esempio le lenticchie, se non si ha una buona tecnica e non si ha una buona macchina per raccogliere, raccogliere le lenticchie, diventa un problema perché le devi raccogliere a mano. La differenza sia di quantità sia di vendita è molto diciamo limitata, perché un chilo di lenticchie, un quintale di lenticchie sta intorno ai 100 euro, invece un quintale di grano sta un quintale di grano loro lo vendono a 30 euro al quintale, quindi a 30 euro al quintale, quindi con 50-60 quintali in un ettaro la differenza la fate voi, insomma. Quindi dal punto di vista economico non conviene diciamo, prolungarsi a produrre cicerche, lenticchie, eccetera, anche se devo dire per esperienza personale nella zona di Altamura ci sono alcuni che diciamo stanno facendo questa attività, hanno fatto anche dei contratti di lenticchie biologiche, hanno fatto dei contratti con delle grosse società e gliele pagano molto bene, perché dice o me la paghi o addirittura hanno fatto pure delle analisi che hanno funzioni anche di maggiore che interessano la zona dei reni e quindi hanno una funzione anche di salutistica sotto quell'aspetto.
Ovviamente in agricoltura biologica tutte queste leguminose sostituiscono, per chi vuole fare la dieta, vuole essere non mangiare la carne, come si dice, vegetariano, queste sono consigliabili, però ovviamente bisogna andare da chi le fa e non quelle. Non voglio dire cose un po' strane, però vi posso garantire che le lenticchie nostre sono molto poche. E le lenticchie degli altri sono molte. E vi posso garantire che nel porto di Bari arrivano le navi di queste lenticchie. E nelle navi voi dovete sapere, come nelle lenticchie, come nei ceci, eccetera, succede di tutto. Quindi, a parte che per arrivare, che poi in genere sono messicane, sono, diciamo, in Messico ce ne sono parecchie lenticchie. Poi arrivano anche dal Brasile, ma poca roba. E ovviamente dopo 3 mesi che arrivano al porto di Bari, a parte che fanno tutta una serie di trattamenti per mantenerle, e poi i topi, eccetera. Quindi io onestamente, dopo che a me hanno detto queste cose, non mangio più le lenticchie fuori perché le vado a comprare direttamente da questi miei amici di Altamura. Ma giusto una diversificazione. Perché se voi vi rendete conto, quando mi diede queste lenticchie, l'acqua non diventò nera, rimase bianca. Invece, se voi prendete le lenticchie degli altri, che sono lenticchie ovviamente, che pagate 1,50 euro, perché 1 euro, comprate le lenticchie a 1,50 euro o a 2 euro, certamente non sono lenticchie italiane, assolutamente. Sono lenticchie come i ceci, come le altre, se hanno un prezzo basso, non sono lenticchie nostre, e quindi non si sa manco di dove sono, perché non lo sanno dire. Però hanno una grossa influenza sulla salute salutistica della persona, notevole, e perché, come ben sapete, tutto passa tramite il fegato, quindi il fegato depura tutto. Quando trova una sostanza non compatibile, va in sofferenza e quindi ci sono poi problemi successivi. Quindi diciamo che bisogna stare attenti alle etichette. Quindi no, noi colleghi siamo un po' deviati dal punto di vista professionale, però non è che uno vuole chissà che cosa per vivere 100 anni in più, eccetera. L'importante è vivere bene e non avere poi problemi. Se per stare bene bisogna respirare aria pulita e mangiare sano, quindi il ruolo degli agronomi nel campo della catena alimentare è fondamentale, perché siamo noi i primi a dover dare indicazioni di come si deve confezionare un prodotto che poi deve andare sulla tavola delle persone. Quindi abbiamo un ruolo che forse non abbiamo manco la consapevolezza nella grande realtà della nostra società, che noi siamo quelli che dovremmo stabilire le regole per poter portare un prodotto sulla tavola delle persone. E quindi sia le istituzioni, sia noi che siamo preposti a dover gestire queste cose, dobbiamo avere la coscienza, l'etica di dover dire che come sono esattamente le cose, di essere onesti anche dal punto di vista intellettuale. E quindi il ruolo degli agronomi è fondamentale in questa realtà, in questa attività diciamo, il primo passo per poter consentire a un prodotto che sta sulla tavola ad essere giusto, sano, salubre e quindi diciamo, diventare poi oggetto di consumo.
Quindi, la regione, le istituzioni, quei convegni, quando nell'introduzione ho evidenziato la conferenza del 92, cioè la coscienza dell'etica del mondo della natura, eccetera, adesso si stanno, diciamo, sviluppando anche alla base, anche nell'ambito della nostra attività professionale. E se stai oggi parlando in questi termini, oggi, come diceva il collega che ha un'attività, svolge solo questa attività di controllo, significa che stiamo arrivando al punto di avere maggiore risultati da questo punto di vista. Ovviamente posso dire solo una cosa, che la Puglia, in Puglia si può mangiare biologico e sano, questo lo posso dire tranquillamente, anche perché io sono collaborazione con la Coldiretti e noi come realtà diciamo sindacale abbiamo messo su il discorso della chilometro zero campagna amica, non so se voi lo sapete, e ovviamente che cerca di portare evidenziare, far cambiare soprattutto la mentalità alle persone che il nostro prodotto è quello che deve essere consumato. Invece noi siamo esterofili e questo è il problema. E quindi dobbiamo stare attenti al vicino di casa. Ovviamente dove possiamo trovare la possibilità di mangiare bene e di far rimanere le persone sul territorio. E vi posso dire, nel campo della zootecnia, che molti allevamenti stanno chiudendo perché purtroppo la carne che ci mangiamo è la carne francese, quindi la carne italiana non si mangia. Perché? Un po' perché la carne francese, i francesi sono organizzati a vendere e gli italiani sono disorganizzati a vendere. È un po' perché noi i gusti li valutiamo sulla base di elementi non giustificati e quindi non chiediamo al macellaio perché non compri la carne dall'allevamento di Gioia del Colle. Quindi questo è il problema. Comunque, è chiaro che tutto per quanto riguarda il comparto dei seminativi, anche le lavorazioni del terreno vengono eseguite per consentire al seme di trovare un ambiente il più idoneo possibile alla germinazione, emergenza e lo sviluppo della pianta. In altri termini, il terreno deve avere una porosità tale da garantire allo stesso tempo sia una buona disponibilità idrica trattenendo l'acqua dalle particelle del terreno, sia una buona circolazione di aria che favorisca gli scambi di ossigeno e di anidride carbonica. Tenete presente che la regione dà anche contributi per poter, per esempio, di poter sanare il suolo, per poter avere maggior apporto di sostanza organica nel terreno, per consentire anche alle piante di poter svilupparsi anche perché se il terreno è buono, le malattie aggrediscono di meno e quindi si può sviluppare un discorso più positivo. Quindi tutto quello che la tecnologia e anche l'apporto di sostanze esterne può consentire, chiaramente va a migliorare la possibilità di poter sviluppare l'attività di agricoltura biologica. Quindi anche la semina è importante, per l'esecuzione delle operazioni di semina si c'è la scelta dell'epoca, diciamo la semina dalle nostre parti si fa per il grano, si fa nel mese di
da ottobre fino a dicembre, dicembre-gennaio massimo. Quindi la tipologia di semine, l'epoca di semine, il caso fine autunno, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che principalmente avviene in questo periodo, insomma. Quindi, dimmi. Sì. Forse per essere registrata, forse non sentono. Cioè, dalla sua esperienza, per quale motivo metà, esattamente metà quasi, del prodotto biologico italiano viene esportato anziché essere consumato in Italia? Solo questa è la domanda. Solo. Secondo me, diciamo che in Puglia, la Puglia, in particolare, ha la possibilità di avere prodotto fresco e anche relativamente genuino, vicino casa. E ovviamente il problema si pone nelle grandi città. Perché sicuramente il problema principale è il fatto economico, perché qui in Italia purtroppo il prodotto biologico la differenza tra biologico e convenzionale è molto poca, quindi non si ha convenienza a venderlo in Italia. Io ti dico l'esperienza del grano. Allora, ci sono il grano biologico viene venduto 3 euro, 4 euro in più rispetto al grano convenzionale. Cioè, come si fa a vendere il grano 3 euro in più e 3 euro in meno? Le olive, idem con patate, perché? Se il grano biologico senza il diserbo viene esattamente il 30% in meno di quantità, per cui la differenza tra il grano biologico e il grano convenzionale è di esattamente meno del 30% la differenza. Quindi non si ha convenienza a vendere il grano biologico. A vendere il grano, a fare il grano biologico piuttosto che fare il grano convenzionale. E in alcuni casi succede pure che il grano biologico passa come grano convenzionale, quindi praticamente non lo vendono per niente. Lo sviluppo del grano è quindi per cui quelli che sono seri in questa cosa è chiaro che tendono di avere una maggiore remunerazione a livello internazionale. E poi, come diceva il collega, confermo quanto lui dice, in paesi esteri, paesi del nord, dove non si produce il grano, sì, lo fanno, ma cioè, perché da noi è più facile non avere gli attacchi dal punto di vista del patologico, perché abbiamo piovosità 650 media, nella migliore delle ipotesi, 650 mm di acqua all'anno. Rapportato al nord hanno esattamente 3 volte tanto, quindi praticamente hanno meno, hanno meno influenza, più influenza i patogeni. Poi alcuni prodotti non ce li hanno, possono fare la verdura, la frutta, non la possono fare tanto loro, quindi è questo il punto. E ovviamente sono più, hanno una cultura diversa dalla nostra. Questo è tutto il problema. Quindi i produttori biologici mandano all'estero perché semplicemente è più remunerativo. Economicamente più conveniente, certo. Cioè, diciamo che noi facciamo molto più fatica a considerare, io parlo a livello personale, nonostante io sia molto, conosco bene i meccanismi. Nell'ambito della mia stessa famiglia faccio fatica a far capire che certe cose non devono essere mangiate.
per dire, no? Nonostante io faccia azione di ma perché non c'è questa cultura dell'etichetta che deve dire da dove viene, da dove non viene. Vedono solo il prezzo, basta. Quindi purtroppo dobbiamo ancora aspettare qualche altro anno prima che si rendano conto che certe cose bisogna fare diversamente. Comunque diciamo che rispetto a qualche anno fa, come dicevo nell'introduzione, diciamo c'è una coscienza maggiore del rapporto tra uomo e natura. Anche queste attività, queste cose, per esempio la mappa che voi avete visto e del numero di aziende che fanno il biologico. Diciamo che lo fanno soprattutto perché hanno il contributo, no? Parliamoci chiaro, perché ci sono aziende, cioè io per esempio seguo aziende che fanno il biologico e quindi faccio la pratica per avere il contributo, altrimenti non lo farebbero, diciamo, no? Ci sono alcuni che non, lo fanno lo stesso, però non sono inserite, però sono molto poche. E quindi ecco perché l'azione di politica, l'azione diciamo, del pubblico, come vedete, l'azione del pubblico influenza molto il privato, per cui le responsabilità devono essere, diciamo, devono essere graduali, cioè noi abbiamo una responsabilità, ma il pubblico ha una responsabilità maggiore della nostra perché riesce ad indirizzare, ad orientare le persone, quando il privato non ce la farebbe mai, non si sarebbe mai sviluppato l'agricoltura biologica in Puglia se non ci fosse stato un intervento massiccio. Guarda, c'è una somma di denaro che sono 250 milioni di euro all'anno che spende, no, nell'arco dei 3 anni, spende la regione per gli operatori economici, biologici. Quindi non è una somma ridicola. Per cui diciamo che sostanzialmente, e infatti le linee guida, tutte queste cose sono, diciamo, interventi che la regione fa perché è giusto che faccia questo tipo di discorso. Ci sono altre domande? No, stava acceso. Il mio modesto modo di vedere, i due motivi, le due concause principali per cui il biologico poi, specialmente in Puglia, comunque al sud Italia, non è molto sviluppato, uno è appunto l'autoproduzione, quello che appunto diceva lui, che la maggior parte delle persone, a parte quelli che vivono nei grandi centri urbani come Bari, ma già come ti sposti verso Molfetta, cioè tuttora la gente c'ha ancora i terreni, quindi si producono le cose per loro. Quelle che si producono per loro non le pompano, quelle che devono vendere invece, cioè amici che fanno così, quindi non badano, diciamo, alla qualità del prodotto. E poi un'altra cosa fondamentale è che da noi purtroppo la consapevolezza è proprio molto più bassa. Cioè se al nord Italia o comunque al nord Europa l'attenzione al tipo di prodotto che si consuma è molto alta perché hanno maggiori fonti di informazione riguardo. Noi, col fatto che comunque veniamo anche da una cucina casereccia in cui quindi sappiamo che è sempre stata buona e roba varia, abbiamo un pochettino perso di vista che spesso utilizzare la salsa da 30 centesimi forse non è così buona, anche se lo cucina la nonna ed è buonissima di sapore, però poi in termini di salute non è il massimo. E questa secondo me è la cosa che abbiamo un pochettino che non permette al biologico di andare poi tanto bene ovviamente in Puglia come magari va in Piemonte o in Lombardia. È un trend che sta cambiando perché per fortuna anche grazie a internet comunque la consapevolezza, cioè la cultura orizzontale si sta ovviamente sviluppando e io che lavoro per un'azienda che fa questo genere di prodotti mi rendo conto che la gente è sempre più interessata. Ma è sempre più interessata secondo me non tanto quanto per il fatto che siamo in fase di certificazione biologica, ma per il rapporto di fiducia che instaurano con l'agricoltore. Cioè loro vengono a Tortorella da noi, vedono come coltiviamo i prodotti, ci seguono sui social network, vedono come insomma l'azienda
vive e quindi si fidano maggiormente di noi piuttosto che delle verdure del supermercato. Tutto qua. Niente, questo è. Sì, no, vabbè, io credo, poi penso dipenda molto dal campo. Cioè, è chiaro che se produci grano ti devi interfacciare con le industrie che poi dovranno lavorare il grano. Però voglio dire, io penso che se i produttori biologici pensino, ragionino esattamente come quelli tradizionali e quindi si muovano con le stesse logiche di mercato, i tradizionali sono spacciati. Il punto di vantaggio di un'iniziativa imprenditoriale, come io insisto ad esempio, qual è? Chilometro zero, produttore, consumatore, è lì che il biologico può avere la marcia in più. Prima si parlava di filiera, accorciamento della filiera, geolocalizzazione degli attori. Cioè, io purtroppo, cioè io la vedo così, su certi tipi di prodotti il biologico può competere solo se c'è un rapporto diretto col consumatore, la filiera è corta, il chilometro zero. Se ragiona con le stesse logiche di mercato di tutti gli altri competitors tradizionali, è spacciato. Comunque, in tutta questa dinamica è chiaro che ci vuole una regia, perché oggi un'azienda, purtroppo, non avendo un punto di riferimento con cui interfacciarsi, oppure avendo dei punti di riferimento dove questa tipologia di discorso non viene assolutamente presa in considerazione in maniera giusta ed equilibrata, è chiaro che diventa complicato per l'azienda inserirsi in questo contesto. Nel caso specifico di BioAssisto, praticamente sono un gruppo di ragazzi che hanno fatto una filosofia di vita e quindi stanno investendo in tal senso. Però nel caso della tipologia di produzione biologica della mappa che vi ho evidenziato, è legata soprattutto a un discorso contributivo da parte della regione, non tanto per un discorso di vendita del prodotto stesso, perché tieni presente una cosa, che molti di quelle aziende che sono certificate e che il mio collega ed altri certificatori vanno a certificare, non vendono il prodotto biologico, lo vendono convenzionale, e quindi sono pochi quelli che fanno poi la vendita diretta come biologico vero e proprio, perché la fase per avere il contributo è solo quella di dire che io produco biologico, non vendo biologico, è chiaro? Quindi è chiaro che è poco diffuso, ed è perché chiaramente per vendere biologico poi devono sottoporsi all'analisi del prodotto finito, devono venire in campagna, devono vedere, devono fare l'analisi, certificarlo, eccetera. Invece così prendono il contributo e quindi magari forse non è manco più biologico. Quindi diciamo che lo pubblico deve fare un altro sforzo, però tu non puoi obbligare un'azienda a vendere biologico, perché tu non mi puoi dire, il mercato purtroppo è il mercato. Non so, voi avete fatto un po' di economia, il mercato è domanda e offerta. Quindi il principio della domanda e dell'offerta, il prezzo si forma in base alla domanda e all'offerta. Se il prodotto biologico io non lo vendo come biologico, il prezzo, e lo vendo come tu non mi puoi obbligare a scrivere biologico. Spiegato? Quindi era stata fatta questa avanzata, questa ipotesi, perché chiaramente tu vedi il prodotto biologico se fa l'analisi sul prodotto finito, no? Non la vedi solamente nella fase intermedia, la vedi sì, relativamente, bisogna fare analisi dei terreni, fare questo e quest'altro. Quindi diciamo che una buona parte del prodotto che fa l'agricoltura biologica e vende il prodotto come biologico è certo che fa il metodo biologico, ma quella parte che lo vende diversamente è certo fino a un certo punto.
Quindi c'è questa ancora situazione particolare, però è chiaro che stiamo andando verso un'economia diversa. Quindi se a me è un problema di prezzo. Assolutamente, esclusivamente un problema di prezzo, lo dico da consumatore. Cioè, se devo scegliere tra un prodotto che mi costa un quarto di un altro, siamo in tempi di guerra. Però qual è il vantaggio che può avere una terra che... Qui parliamo della Puglia. La Puglia è la quarta produttrice italiana, cioè il 10% del prodotto biologico. Che poi la produzione biologica cos'è sostanzialmente? La scoperta dell'acqua calda. Cioè è un tornare a quello che si faceva un tempo, è un tornare Non indietro. proprio, però. Prima dell'era e della rivoluzione industriale No, sostanzialmente. no, 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 è un po' dopo. Un po' dopo. Comunque, diciamo che biologico viene proprio con l'inquinamento ambientale, non è che c'è, insomma, non... No, No, dico come tecnica. no, 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 è un po' diverso. Comunque, sì, vabbè, comunque, diciamo Io che... da ignorante in Eh no, materia ma di... io non so se hai seguito, per esempio, il grano, non è come si faceva una volta, adesso c'è solo la profondità, cioè prima della cosa non si faceva tutta questa lavorazione del terreno, c'è molta più attenzione, c'è rotazione, cioè voglio dire, prima non si facevano tutte queste cose, capito? Voglio dire, Sì, no, quello che vabbè, oggi diciamo il dovrei, cioè concetto è quello, sì. perché dovrei Sì. pagare 4 volte un prodotto biologico che arriva dalla Francia e invece non pagare allo stesso prezzo di un prodotto tradizionale, però in zona, magari accorciando la Ma filiera. se qui. Ma se lui ci. Cioè, E allora. questa è una cosa che comunque già accade nei mercatini Sì, ma locali. io cosa ho detto prima? Il problema è che noi la carne, noi gli allevatori stanno in crisi, non vendono, la carne la vendono sotto costo, non fanno, gli allevamenti nostri della zona sono orientati solo a fare il latte, carne non ne fanno perché non conviene. Spiegato? Perché arriva la carne dalla Francia, i quarti dalla Francia, tu. Esci a Bari, vai in una macelleria e gli dici: scusa, mi fai vedere la carne da dove viene? C'hanno l'etichetta, sta scritto allevato e macellato, allevato, nato e allevato in Francia, macellato a Bari. Anzi, a Bari non ci sta più neanche il macello, sta a noi Cattaro, tra l'altro, perché a Bari l'hanno tolto proprio. Quindi, di che cosa parliamo? Quindi il problema è che il mercato, purtroppo, siamo in mano anche a persone che gestiscono il mercato, ai monopoli. Spiegato? Ora il problema è che la parte che produce si deve organizzare. Io conosco una serie di aziende che macellano e vendono in azienda. Però alle nostre massaie non piace la carne che vendono questi, perché è un po' dura, questo per dire, il tema, perché purtroppo c'è disinformazione. E l'altro ruolo importante lo devono tenere i medici, perché i medici sono quelli che stabiliscono in stretto rapporto con noi. Per esempio, c'è un mio amico che vende, che fa lenticchie biologiche, grano e tutto il resto, che è in contatto con l'Istituto di Nefrologia dell'Università di Bari, che gli ha fatto le analisi sulle lenticchie, che ha, quelle sue lenticchie hanno un grado di, come si chiama, di zolfo basso, che consente alle ghiandole surrenali di avere una maggiore attività e un migliore impatto. E lui ha fatto la certificazione, il dottor Gesualdo, una cosa del genere, che gli... e tra l'altro ha fatto un contratto di vendita con a coltivazione già venduto sul campo, contratto di coltivazione con una società del nord che è collegata con un'industria farmaceutica svizzera. Che lo venderanno nelle farmacie le sue lenticchie. Non dico il nome per motivi di privacy. Tanto per dire. E tanto che questo, per esempio,
E lui ha messo prima, 2 anni fa, 3 anni fa, mise 15 ettari di lenticchie. Questa non ha messo 60 ettari, ha contratto di coltivazione, ha detto te le vendo, ha contratto, io le coltivo per te, tanto per dirtene una. E allora, scusa, ma tu perché non fai un consorzio e ti allarghi nella zona, eccetera? Sì, ma io devo andare a litigare con quei caproni che stanno vicino a me. Per dire come a un certo punto il problema è che legato anche al salto culturale di chi gestisce queste cose. Però, apro e chiudo la parentesi. Il salto culturale non è di tipo generazionale, né di tipo culturale dal punto di vista nozionistico, culturale a livello di coscienza, perché i giovani di oggi che si insediano in agricoltura, senza voler offendere nessuno, hanno un tasso di cultura inferiore a quelli dei genitori, dal punto di vista del modo di gestire, dal punto di vista degli investimenti e della previsione dell'attività futura. Nonostante l'età, per dire come alle persone bisogna insegnare la cultura, appunto, dell'ambiente, dell'ecologia e tutto il resto. Quindi non bisogna dare per scontato nulla, altrimenti ci troviamo le persone che pensano solo a fare soldi e basta. Quindi a utilizzare il terreno solo come mezzo di entrata, non solo di come una macchina, ecco, una macchina sollevapesi. E invece bisogna guardare un po' queste dinamiche, queste cose qua, in maniera diversa. Per cui è molto importante che le varie componenti della società si mettano in evidenza questi aspetti. Perché altrimenti questa cultura del biologico deve essere, diciamo, introdotta in maniera più pesante e confortata anche dagli aspetti di altre attività professionali. E quelli che hanno maggior peso sono i medici. Molti oncologi, per esempio, fanno anche questo tipo di attività. E soprattutto, per esempio, perché qual è il prodotto che consumiamo di più noi? I cereali, cioè l'alimentazione di base è formata intorno ai cereali e quindi è importante che questo, poi la carne, anche la carne, però un po' meno, e la frutta e la verdura. Allora, questo è il discorso. Quindi l'olio, idem. Infatti c'è anche la certificazione da parte, in alcuni casi c'è la certificazione da parte dei medici perché sviluppano diciamo, le attività benefiche dell'olio d'oliva. Voi forse non sapete, ma i polifenoli, sapete cosa sono i polifenoli? I polifenoli è una sostanza contenuta nell'olio e alcune varietà ne hanno di più, alcune varietà ne hanno di meno. E in particolare la varietà che ne ha di più, che consente sono le coratine, che praticamente sono, diciamo, coltivate un po' dappertutto, però in maniera particolare nella zona del nord paese. E praticamente i polifenoli hanno un'azione antiradicale importantissima e soprattutto più alta è, più ha questa possibilità. E mentre alcune varietà spagnole ne hanno quasi zero e quindi non hanno nessuna influenza sotto questo aspetto. Quindi diciamo che sostanzialmente il rapporto che c'è tra la qualità del prodotto e soprattutto quella delle nostre zone, perché la coratina
è quella che diciamo prodotta in Italia, prodotta nella nostra zona, ha il maggior percentuale di polifenoli di tutto il resto del mondo. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista è una bomba. E quindi questo aspetto è stato esaltato da un gruppo di medici che, diciamo, però la coratina deve essere fatta coratina, cioè biologica, deve essere prodotta secondo un criterio giusto. E quindi praticamente io, diciamo, per quanto riguarda l'olivo, ho sintetizzato, diciamo, tutta la procedura di attività culturale che deve essere praticamente seguita per poter arrivare poi a una maggiore, diciamo, alla possibilità di fare l'olio biologico, quindi l'oliva, l'attività biologica. Quindi è inutile che ve le leggo, penso che le stiate leggendo voi, volevo solo accentuare. Volevo solo evidenziare alcuni aspetti. Ovviamente, il controllo dei parassiti in particolare, perché poi alla fine dei conti l'oliva, l'oliveto, a parte il fatto che diciamo si possono utilizzare in campo biologico solo le sostanze organiche di origine biologica, quindi fertilizzanti di origine biologica. Per quanto riguarda la difesa biologica, bisogna tener conto che se si fa una buona potatura, se si diciamo, evitano se si evita di fare trattamenti sbagliati, in particolare si possono usare per i trattamenti soprattutto il rame e alcune sostanze come il piretro, che è una sostanza naturale che viene prodotta per evitare la mosca. Quindi diciamo che in Puglia sostanzialmente è possibile fare la divisa biologica dell'olivo, perché tra l'altro in alcune zone non si fa nemmeno nessun trattamento e le olive nascono, perché è una cultura abbastanza rustica. Potete fare qualche domanda sull'olivo? Che ora è, scusa? Abbiamo un po' di tempo. Lo stesso per l'uva da tavola, che ovviamente diciamo che si può fare solo in alcune zone dove intorno al vigneto c'è una buona, diciamo, come si dice, un buon isolamento di altre colture, di colture di vigneto e di colture di vigneto convenzionale in particolare. Quindi diciamo abbastanza distanti da altri vigneti che ovviamente non usano. Per esempio, se uno fa un trattamento contro di un fosforo organico, che sarebbe un trattamento di un prodotto che praticamente è contro la tignola, questo entra nel sistema della pianta. E se uno lo fa anche a 3 km, 4 km di distanza, il vento va ad inquinare. E quindi diciamo anche per l'oliveto la stessa cosa, tant'è vero che si sta cercando di, infatti, per alcune
diciamo, alcuni impianti di oliveto che viene regolarmente individuato come biologico, hanno riscontrato delle tracce di sostanza organica, di un prodotto che, diciamo, contro la mosca, che questa azienda non ha mai fatto e che purtroppo è stato, diciamo, acquisito da altre aziende che non l'hanno fatto, hanno fatto il trattamento. Quindi diciamo che sostanzialmente il discorso è che occorre, diciamo, prendere tutte le precauzioni prima che uno debba decidere per queste colture importanti, soprattutto vigneto, vigneto da vino, vigneto da tavola. Per l'oliveto, bene o male, diciamo che tutto sommato, soprattutto in alcune zone, si può fare, soprattutto adottando alcune tecniche. Però per l'oliveto, per il vigneto e per gli ortaggi è un problema. Quindi il problema di controllo dei parassiti è anche per la vite da tavola, vedete, questa è la muffa, per cui, per esempio, nell'agricoltura convenzionale, non so se voi lo sapete, ma per contro la muffa si fanno tre trattamenti: uno prima all'acino piccolo, l'altro prima della maturazione e l'altro durante la maturazione. E questo trattamento è a base di sostanze organiche che praticamente bloccano la muffa. Quindi l'uva che viene attaccata dalla muffa, l'uva da tavola, non si può vendere. Per cui diciamo che diventa complicato. E poi c'è anche il discorso delle tarature, perché un trattamento che abbia un'efficacia importante deve essere fatto da macchine che sono tarate. Quando escono dagli ugelli il nebulizzatore, il nebulizzatore deve essere, diciamo, tarato, cioè deve far uscire la giusta quantità di prodotto che po deve poter poi investire la pianta. Quindi anche i prodotti, diciamo, i prodotti, diciamo, consentiti per l'attività di agricoltura biologica, se non vengono adeguatamente fatti, rischiano che cioè il prodotto sottoposto a trattamento non è efficace e quindi praticamente perdi tutto il prodotto o perdi buona parte del prodotto. Quindi queste macchine devono essere tarate da appositi, diciamo, da addetti a queste attività, e che hanno poi una, diciamo, valenza fondamentale ai fini dell'efficacia di un trattamento. Quindi, diciamo, l'impatto ambientale del trattamento con una macchina ben tarata è come se tu, una macchina normale, perde un po' di gasolio, quindi consuma, quindi inquina. È uguale qua. Quindi le attrezzature attualmente operanti presentano sempre una maggior percentuale di soluzione che si disperde a terra senza raggiungere la chioma e stabilizzarsi sulla vegetazione. Quindi questo problema è ancora più sentito nella coltivazione biologica, ovviamente, dove i prodotti autorizzati hanno unicamente un'azione per contatto e quindi richiedono applicazioni con elevati gradi di copertura. Quindi non so se è chiaro il concetto. Credo che è importantissimo avere una macchina efficiente in questo, soprattutto per chi fa attività biologica, ovviamente anche quella integrata. Cioè, la taratura significa che quell'ugello è formato da due parti insieme, da dove viene spruzzata diciamo, acqua con il contenuto della sostanza che deve intervenire nella pianta. Se questa invece di nebulizzare fa l'uccellino, e quindi non arriva, va a terra. Quindi ecco perché è importante avere sempre le macchine efficienti.
Quindi poi c'è anche per il pomodoro, per esempio, la coltivazione biologica, specie di orticoli in generale, per il pomodoro, la mensa in particolare, richiede un'attenta e accurata scelta di tipo di rotazione. Quindi per chi deve fare poi le verdure, deve stare ancora più attento perché lì c'è un impatto ambientale ristretto anche come attività colturale, dove la rotazione deve essere fondamentale. Per esempio, in alcune parti il pomodoro non si può più coltivare perché c'è un fungo che è andato nel terreno e non si può distruggere, nemmeno con le bombe. Quindi è importante fare la rotazione in modo tale che, per esempio, il virus, alcuni virus del pomodoro in alcune parti, per esempio nella zona del Foggiano, hanno creato dei grossi problemi e non si può più coltivare. E quindi è importante per chi deve fare attività biologica, verdura biologica, eccetera, scegliere bene i terreni, quindi fare una giusta rotazione. Qui è importantissima la rotazione. E quindi consentire alla pianta di poter, diciamo, vedi, esigenze climatiche, eccetera, eccetera, materiali di propagazione, dove deriva, c'è cioè tutta questa, diciamo, di seguire rigidamente questi processi in modo tale che uno possa poi raggiungere l'obiettivo. Questo, diciamo, è la sintesi dell'attività biologica, insomma, in poche parole, dove praticamente c'è tutto in questo pannello di scherma, dove praticamente tutto il ciclo deve essere chiuso. Voi sapete, se i cicli sono aperti, significa che qualcosa non va. Per cui una pianta esce dal terreno, deve andare sempre nel terreno, una parte della stessa pianta, attraverso altre forme di sostanza organica. Quindi, quando invece il ciclo è aperto, significa che qualcosa non funziona. La fertilizzazione organica. La fertilizzazione organica da dove deriva? Deriva dall'utilizzo delle parti verdi, quindi passa attraverso gli animali poi lo portano alla terra. Invece della fertilizzazione organica andiamo a fare, a prendere il concime o l'urea, eccetera, eccetera, significa che abbiamo utilizzato in sostanze chimiche. E voi dovete sapere che come si forma un concime non organico. Concime minerale. Il concime minerale si forma attraverso la sintesi di sostanze, la sintesi tra elementi materiale, diciamo, inorganico, cioè rocce, eccetera, che vanno in sintesi, vengono messi in una struttura e ci sono i catalizzatori. I catalizzatori sono dei materiali che in polvere che sono nickel, platino, cromo, nickel cromo, eccetera, che consentono la formazione del concime. Per esempio, l'urea, cos'è l'urea? L'urea è CH4, per esempio, carbonio, azoto, oppure per fosfato minerale P2O3. Azoto e fosforo e azoto, fosforo e ossigeno, oppure solfato di ammonio, zolfo e azoto, eccetera. Per arrivare a fare questa formula ci vogliono i catalizzatori che li mettono in queste grosse cisterne e quindi ad alta temperatura per poterli far arrivare alla reazione. E queste sono in polvere. I residui di queste polveri vanno a finire nei concimi, nei mangimi, e vanno a finire nel terreno. Per cui il terreno che viene concimato dal prodotto chimico lascia i residui e nel tempo diventa non più fertile perché ha questi metalli pesanti nel terreno e quindi che creano poi il problema che il terreno non è più produttivo oppure diventa sfatto, eccetera, eccetera. Ho detto in sintesi questa cosa per dire come oggi
questo processo, questa sintesi fatta da questo quadro è importantissimo, perché gli antiparassitari non è che non devono essere usati, devono essere usati, ma quelli naturali, non quelli innaturali. Ci sono anche, per esempio, per il, non so se voi conoscete qualcosa in merito al pomodoro. Il pomodoro ha come degli insetti che creano grossi problemi durante l'estate, e i nemici naturali di questi insetti sono appunto le cocciniglie, tanto che per fare il pomodoro biologico mettono le cassette alla testa di questi filari di cocciniglie e che si vanno a mangiare questi insetti piccoli, che vanno a rovinare le foglie, vanno a mangiarsi tutte le foglie dal di sotto. E quindi, per dire, ecco perché qui c'è la cosa, come conoscere il parassita per aggredirlo, come per esempio usare anche i mezzi che non inquinano, trattore, trattrice, eccetera. Tanto è vero che nel piano di finanziamento regionale la prima cosa che chiedono è il certificato di basso impatto ambientale da parte per quanto riguarda i mezzi, perché devono avere per il scarico, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, in agricoltura la difesa degli organismi dannosi utilizzi tutti i fattori e le tecniche disponibili per mantenere le popolazioni al di sotto delle soglie che possono determinare un danno economico nel rispetto dell'ambiente e degli aspetti tecnico-ecologici connessi al processo produttivo. Ovviamente bisogna tener conto anche di questo aspetto, che diciamo, non è che, per esempio, se se un'azienda fa biologico e si accorge che c'è un attacco violentissimo di un parassita, deve chiedere la deroga per eliminare, altrimenti perde tutto il prodotto, per esempio. Potrebbe, questo può interessare. Quindi come vedete, gli organismi di tutta la zona pomodoro sono funghi, batteri, virus, fitofagi e nematodi. Quindi i nematodi sono dei piccoli organismi che stanno nel terreno, che sono, diciamo, grossi quanto qualche micron, non millimetro, micron, che per esempio nel caso della vite hanno nell'apparato boccale un virus che fa avvenire la degenerazione infettiva della vite, quindi praticamente la fa morire nell'arco di 4-5 anni, tanto per dire. E per togliere quelli non puoi mettere più il migneto, ma devi mettere un'altra coltura, perché questi vivono come vivono sulle parti morte delle piante anche per anni. Quindi questo è il discorso dell'agricoltura biologica. Poi c'è l'agricoltura integrata, che poi diciamo che la maggior parte delle aziende applica, perché poi alla fine oggi, oppure diciamo, solo qualcuno adesso non la applica più. L'agricoltura di qualità oggi viene fatta sostanzialmente con agricoltura integrata. Che cosa si intende per agricoltura integrata? Agricoltura integrata, come vedete da questo schema, o produzione integrata, è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede un uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione, allo scopo di ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente e sulla salute dei consumatori. Questo è il concetto. Quindi, come vedete, questa icona dà l'idea di come oggi qualsiasi azienda si voglia affacciare nel mondo agricolo deve tener conto. Quindi deve tener conto di questa cosa, indipendentemente, perché oggi perché un trattamento in più significa anche avere problemi dal punto di vista economico. E quindi capire bene i cicli delle patologie, capire bene, intervenire senza
fare più di quello che è necessario ai fini di ottenere un prodotto vendibile sul mercato. Quindi, concetto di agricoltura integrale prevede appunto lo sfruttamento delle risorse naturali finché sono in grado di surrogare adeguatamente i mezzi tecnici adottati nell'agricoltura convenzionale e solo il ricorso a questi ultimi quando si reputano necessari per ottimizzare il compromesso fra le esigenze ambientali e sanitarie e le esigenze economiche. In merito alle tecniche disponibili, a parità di condizioni, la scelta ricade prioritariamente su quelle di minore impatto, quindi quelli che hanno meno diciamo problematica, creano meno problemi all'ambiente ed escludere completamente quelle che sono di impatto, cioè che creano problemi. Ovviamente le applicazioni di sono quattro, praticamente sono fertilizzazione, si interviene sulla fertilizzazione come avevo detto prima, meno concimi chimici. Sulla lavorazione del terreno, tenendo conto di non muoverlo troppo, il controllo degli infestanti con le rotazioni, quindi praticamente invece di fare il diserbo, fare più rotazioni, e la difesa dei vegetali con l'utilizzo di tecniche e anche di metodi più naturali possibili, come per esempio vengono definiti per la fertilizzazione. Qui diciamo, come vedete. Cosa succede con una fertilizzazione che praticamente è eccessiva? Va a finire nelle falde acquifere e si inquina tutto. Perché questi minerali, concimi minerali, contengono delle sostanze impure, metalli pesanti, perché sono prodotti con i catalizzatori. Io tra l'altro, prima di laurearmi, mi sono diplomato in chimica industriale e quindi sono andato a vederli. Con Leni, all'Eni, andiamo a vedere la produzione di concimi di cose. Non ti dico. Questi grossi serbatoi che contenevano questi il cobalto, il nickel cromo, eccetera, che sono i catalizzatori, cioè diciamo che chi ha fatto un po' di chimica sa che un prodotto, cioè una formula chimica, parte da elementi semplici per diventare un elemento composto. E per potersi aggregare e diventare un prodotto composto, ha bisogno dei catalizzatori, che possono essere catalizzatori nel campo biochimico naturale, sono enzimi, che sono dei catalizzatori che fanno la fusione, quindi si creano le nuove molecole, oppure gli enzimi che vanno a distruggere le molecole. E invece nel campo, diciamo, fisico, chimico puro, con elementi inorganici, c'è bisogno di catalizzatori che fanno interagire gli elementi diciamo, dell'azoto, del fosforo, eccetera. E per far arrivare questo a livello industriale c'è bisogno di questa grossa massa. Ovviamente poi fanno la depurazione e rimane sempre il residuo. Come vedi, questa è un po', la dinamica che avviene per, l'inquinamento. Quindi la lavorazione del terreno, idem, praticamente la struttura del terreno, cioè il terreno praticamente essendo formato da agrumi, eccetera, torna con la zona, se tu lo muovi troppo si distrugge e diventa compatto e quindi le radici non possono più vivere tranquillamente. E quindi non possono assorbire gli elementi nutritivi e quindi non svilupparsi le radici della pianta. Controllo degli infestanti, che avevamo detto che il diserbo, soprattutto facendo addirittura delle fasi di ridurre al minimo il diserbo è praticamente eliminare le erbacce e far rimanere la pianta, però anche quella poi si inquina comunque. Io ho visto fare dei diserbi nella zona di Monopoli, nelle serre di Monopoli, alle bietole. Voi sapete che le bietole si vendono sfogliando ogni 2 giorni, sfogliando le parti esterne, no? Questo aveva fatto il diserbo perché non si voleva mettere a fare la zappettatura. 3 giorni prima, 3 giorni dopo le aveva portate sul mercato. Per dire, quindi non mangiatevi le bietole e non vi mangiate nemmeno le fragole,
Io non le mangio più. È vero, Vito? Se non quelle fatte dietro casa, si producono lo stesso, non vi preoccupate. Ma quelle non ve le mangiate proprio. Ma tu tieni presente che la fragola ha una elevata, diciamo, fragilità, per cui prenderla dalla serra, metterla nel cestino e portarla al mercato non è i passaggi, ecco perché il discorso, no? Il passaggio è molto lungo, quelli nel giro di 2 secondi spara, e per cui se non gli fai un antimuffa potentissimo, quello non arriva manco sul mercato, perché là, così. Io invece ho coltivato le fragole dietro casa, pur trasportandole, perché soprattutto nella sostanza organica vengono, durano di più, si nutrono meglio e sono più saporite. Cioè, per dire, no? Vedi, ricorrere a questi tipi di discorsi. Quindi, per esempio, per esempio, si adotta molto, per esempio, la lotta contro la tignola dell'uva, si fa la confusione sessuale con i ferormoni. Quindi, praticamente, si mettono questi ferormoni, i maschi non vanno a fecondare le femmine, quindi non si sviluppano. Sembra strano, ma è così. Quindi, l'uso dei fitofarmaci, vedete? È di, diciamo, ridurre al minimo l'impatto di questi fitofarmaci, perché e poi ci sono anche insetticidi biologici prodotti da piante biologiche, tipo per esempio questo roteolone, poi può essere usato anche il piretro, che è una pianta una pianta dell'Africa, che può essere usato contro le mosche, eccetera, eccetera. Solo che chiaramente con l'uva da tavola non diventa complicato. Quindi praticamente attualmente le normative e le linee guida che regolano l'agricoltura integrata sono di carattere regionale e non hanno né un inquadramento nazionale né europeo. Quindi diciamo che la lotta integrata è fai da te, è solo un fatto indicativo. E quindi dipende poi dalle aziende se la vogliono adottare oppure chiaramente sono in grado di adottarla o meno. Quindi l'agricoltura integrata è un compromesso tra quella convenzionale e quella biologica, quindi una via di mezzo. Ovviamente poi dipende dal soggetto che la vuole adottare. Ho finito. Produzione integrata e crescita sostenibile. Quindi diciamo che ottimizza l'utilizzazione delle risorse e dei mezzi tecnici disponibili e consentire la quantità di produzione necessaria alla richiesta nazionale e internazionale. Produce cibi sani e sicuri, conservando e proteggendo le risorse ambientali, osserva le normative nazionali e comunitarie, supera i concetti di lotta biologica, di agricoltura biologica, di allevamento biologico, in quanto non ancora sufficiente a soddisfare le esigenze dell'agricoltura di mercato. Ovviamente, viene realizzata seguendo le linee guida indicate, disciplinari, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'agricoltura biologica di massa è praticabile solo se ci sono alcune condizioni, ma quella integrata, diciamo che è quella che sostanzialmente viene adottata, e quindi diciamo che diventa anche complicato fare solo agricoltura biologica. Però se uno fa un'agricoltura integrata come si deve, si avvicina molto e rispetta anche, diciamo, sia l'economia che l'ambiente. Grazie per avermi invitato.